Provo. Allora, le connessioni della pompa sono sostanzialmente portata di corrente, che è già stata tolta, arrivo della corrente dall'altro spinotto, che è già stato tolto, e poi questo spinottino qui che va inserito qui, che non è nient'altro che il galleggiante, che poi, come potete vedere, in base alla quantità di benzina va a cambiare sul potenziometro e va all'indicatore del display. Allora, molta attenzione va fatta nella rimozione del sacchetto filtro della pompa, perché chiaramente essendo bagnato di carburante tende a scivolare e se vi scivola la mano la probabilità di rompere il sacchetto è elevata. Quindi adottate uno straccetto, asciugate tutto e con lo straccetto stesso fate delle rotazioni fino a che il sacchettino si toglie dal supporto del filtro pompa. Per la rimozione della pompa, siccome il tubo nero di mandata, questo la costringe a una forzatura nell'uscita, meglio rimuovere precedentemente questa fascetta con un Dremel, togliere questo tubicino e l'uscita della pompa della benzina sarà agevolata. Per la rimozione della pompa invece bisognerà andare a lavorare su queste alette laterali destra e sinistra, allargarle e sfilare verso l'alto la pompa. Altra cosa assolutamente importante per la rimozione della pompa è rimuovere il collarino di plastica che è sotto e che tiene il filtro. Se non rimuovete questo, la pompa sale per un pezzettino, poi si blocca e non viene via. Ok, ci siamo. Una volta sfilata la pompa, eccola qua, nella sua estrema bellezza. Allora, faccio presente che la moto è del 2013, questo filtro è 2903 2012 o 2908 2012, quindi questa è a dimostrazione del fatto che il filtro carburante non è mai stato cambiato e probabilmente di conseguenza neanche la pompa. Ok, per smontare il filtro, che è un Mahale KL315, smontare questi due supportini, dopodiché il filtro viene via da solo. Dal lato destro della torque del filtro trovate sotto una piccola si pensa sia una rondellina, ma in realtà è un piccolo faston, che è la massa della pompa. Ci siamo. Una volta tolto il ponticello, che in realtà sarebbe questo, che sostiene il filtro, siamo pronti a sfilare il filtrino, che io ho già precedentemente allentato tirando un po' verso l'alto, ed ecco qua. Una piccola O-ring all'interno e va su questo indotto qui. Io non ho fatto in tempo a farvi vedere quello che è uscito dal filtro, ma l'ho preservato nel barattolo, così vi rendete conto di quello che c'era in un filtro che ha percorso 82.000 km circa. Ma ci tengo a farvi vedere quello che c'è, perché questa è la benzina che è uscita dal filtro. Guardate il fondo, c'è di tutto, di più. È probabile questo sia stata una causa dell'interruzione di funzione della pompa. Ok, adesso facciamo un test per capire se la pompa funziona o meno. Ah, in realtà la pompa gira, bisognerebbe capire. Pompa in immersione, ma non funziona. Abbiamo anche provato a invertire i poli, ma non esce carburante. Allora, partiamo dal presupposto che il tubo è stato sostituito con un tubo alta pressione standard da carburante telato all'interno. Chiaramente per non schiacciarlo e far sì che la benzina non subisca strozzature nel suo corso, ne ho dovuto mettere uno 5 cm più lungo.
Ora, nell'innesto del tutto, una volta riassemblato, da reinserire poi all'interno del serbatoio benzina, ci troviamo con un tubo chiaramente molto più sporgente, ma con un minimo di accortezza lo si accompagna e lo si fa entrare poi in sede, cercando di non sforzare nulla. Appena inserito il tutto, bisogna ruotare leggermente per far sì che si prenda la sua comodità. Dopodiché va pressato perché c'è la guarnizione che deve andare a fare tenuta, altrimenti uscirebbe fuori la benzina. Importante basilare, quando si rimonta il tutto, tenere pigiato qui dove c'è sotto l'innesto, diciamo, della parte in plastica della pompa, e poi ho notato che una volta messo l'anello bisogna far partire la vite, dove c'è praticamente questo scritto qui AI03, almeno per il mio modello, cioè l'inizio vite, e qua sotto c'è l'inizio della plastica di dove avvitare. Si fa quasi un giro completo perché la AI03 ritorna qui, lo ribattete in questi punti piano piano. Quando vi sembra serrato bene, vi fermate, non forzatelo e fate la prova, vedete se perde. Ok, ci siamo. Guarnizione di gomma rimessa, fascetta al tubo di mandata stretta correttamente. Adesso andiamo a inserire i due spinottini, il giallo sul regolatore di pressione, e ci siamo, il rosso la corrente alla pompa. Vabbè, comunque calcola che io ho levato 5 litri, va, che non so pochi, perché avrei buttato tutti per terra. Poi Ma quindi tu hai fatto il pieno e io ho riusciva fatto, poca poca. no, io ho fatto il pieno e Ah. io ti dico, io non mi sono accorto di niente, tantomeno della busta di benzina. Ho chiuso, sono salito in sala e sono partito. Dopo ho ragionato quando sono tornato a casa il pomeriggio, pure il rischio che ho corso, perché scolava, ho le Scarica. foto, te, mi sento a mandare, Sì. scolava sul forcellone e scendeva verso la ruota e in più qualcosina di qua, Ma ti ha detto pure di qua, bene, perché quindi perdeva poco. perdeva di questo, tic, tic. C'è Io ho sta invece chi visto gente fa a i laghi. bicchieri, ma gente da concessionario, cioè, ma io originale Perché il tubo steso, originale non ce l'hai messo? perché il tubo originale, quando tu lo togli dal filtro, si toglie facile, levi una fascettina che ha clips, aggancio. Dal lato della pompa invece non c'ha fascette, è praticamente come se fosse termofuso, come fosse un termorestringente. Lo mettono e... Ah, io ho fatto, ho provato prima col phon normale, non c'era perso, non si ammorbidiva proprio. Poi ho messo la forchetta del cacciavite così e mi aiutavo a tirare. Due volte scappò il cacciavite, ho detto prima mi faccio male, ho preso il fondo da carrozziere, l'ho scaldato piano piano, poi c'avevo pure paura perché erano 2 giorni che stava senza benzina dentro, però dico che ne sono residui, una parte. Scaldato, scaldato, quando ho visto che se iniziava un pochino a lentà, mi sono reso conto che da un lato si era tipo leggermente fuso, allora ho detto no, evitiamo perché poi no, ti rismonta tutto, evito, e ho usato questo tubo qua. 5 cm più lungo di quello come sezione è perfetto per fare le buche. Il problema è stato che quando l'ho messo coppa palla la prima volta, sta pompa non entrava. Dico, ma porca miseria, ma com'è che non entrava? Avevo visto che c'ha un dente asolato, che c'ha l'alloggio obbligato. Mettevo e niente, mi fa, dice, guarda, sicuro questo, avendo la guarnizione, è tipo i Tupperware, devi fare pressione e quello caccerà un po' d'aria. Vabbè, dammi una mano, 2 dita di qua, 2 dita di là, abbiamo fatto sì, si è sentito proprio boh, come forzare. E però quando tu lo lasciavi tendeva a essere Meglio rispinto. Ah, mi pare, dice, prova a aprire il tappo perché magari adesso. Sì, sfogano. giusto. Apri il tappo, lascio, boh, e riesci. Ma porca però, mi pare, dice, guarda, cioè il serbatoio è quello, se è aperto da un lato sfoga, quindi è possibile. E Infatti facciamo c'era così. lo sfogo qua su. Ma io non lo sapevo, però ti ho tappo aperto qua. Dice, tu appoggia l'anello, poi spingiamo, mentre io magari tengo premuto, tu avvieni. E così abbiamo fatto. Non lo so, forse per una casualità, ho pigiato bene e si era inserito. Levate le mani tutte e due, non usciva. Metto l'anello, Si è giro, aperto. stringo, perfetto.
andato dopo 5 ore, sono tornato a terra, c'erano delle piccole ghiazzettine, ma tanta stava sotto il serbatoio sul forcellone e poca poca sulla ruota, ma proprio un'inezia. Ho levato la sella, ho guardato e qui era tutta tutto bagnato. bagnata, qua praticamente l'ammortizzatore pure. E niente, ma così abbiamo fatto, poi sono andato al garage, l'ho smontata, ma la guarnizione era perfettamente Ma la tecnica attaccata. per rimetterla? La tecnica per rimetterla è: la pompa deve essere, la guarnizione deve essere sfilata dalla Dalla pompa, pompa. la pulisci tutta bene. Io ci ho messo la bordatura interna del grasso di vasellina e l'ho tutta oliata bene, cioè l'ho ingrassata bene bene. Poi praticamente la guarnizione fa così, va, tu non devi fare altro che questo. Questa è la pompa a benzina, fai così, tac, e devi seguirla, ma la segui in automatico quando la metti, eh. Così, e poi ci ho messo un filo di grasso Ma esterno quindi la e un devi filo di mettere, grasso sulla nel nel serbatoio, serbatoio prima nel e poi serbatoio. dopo la Sì, metta la io pompa. invece l'avevo montata sulla Tu sulla pompa, pompa perché quando stessa. tu sfili la pompa, a me sfilando la pompa mi è Viene rimasta presso. attaccata la pompa. Ah, Sicuramente carico. deve fare questo Paolo quando la sfili, perché sennò poi magari se te cade nel serbatoio la prendi, perché è Quindi così. Bravissimo, l'innesto elastico è verso la pompa, non verso il serbatoio, per questo non funziona bravo. quando. Paolo, mi devi credere, a parte il tubo che io ho cambiato, accompagnato il tubo, andato giù alla pompa, ho fatto così, blup, Ah, perfetto, risucchiato. perfetta, cioè proprio, ma ti dico, ma manco così ho dovuto fare, lasciata, ho fatto blup, è andata insieme, messo l'anello, stretto l'anello, e lì ho detto devo provare, ho messo in moto, questo è un figlio di puttana, perché questo, allora, quando tu stringi l'anello, l'anello ci vorrebbe una chiave apposita. Sì. Okay. Quando tu stringi l'anello, io facevo con una cosa stondata, tic tic tic, davo battuta, piano piano piano, ogni tic tic tic, se tu non hai messo il tubo, zum, zum, zampilla benzina questo, non lo so perché, Paolo, Fa non pressione. lo so, ma ti giuro, anche per piccole pressioni, lui e quindi mi si continuava a bagnare. Allora che ho fatto? Riattaccato il tubo, appoggiato semplicemente, ta 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 ta, 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 rimandato insieme tutto quanto. Stretto questo qui, insomma, nel limite del possibile ho usato questa fascetta qua e funziona tutto al momento. E come l'ho montato, i primi giri che ho fatto in casa mi ha dato l'impressione andava molto meglio come rotazione. La prima Beh, se stai era sulla. proprio più boh, più presa. Poi nelle altre marce non si accusa per niente. E Aggiù quella è gira, la il cosa che mi ha motore fregato a gira. me quel giorno, che io sono stato un coglione in realtà, perché pure io mi sono fermato, io c'avevo il cavo bypass, quindi davanti a Ciampino, mi sono fermato, ho messo subito il cavo e non partivo lo stesso. Poi mi sono messo lì, giri la chiave, senti la pompa che gira, e senti che cazzo è, qualcosa Strano. sull'elettronica, ti saluto, No, chi gli fai? e ho portato diretta da Pierpaolo, sono stato un coglione Comunque, perché. rifammi che mi è scorto. Riesci a rifarlo? Vedi, ha luminosità reale, Bravo, porca quello volevo. puttana. Quello Perché non si accende mai così? che dico pure io. Quindi ce l'ha la potenza per fare sta luce. Ma secondo me perché magari si rovinano i LED nel Ma tempo. di che? Il No? BMW da merda. Vedi? Io non ce l'ho l'olio. Però questo arancione ce l'ho pure io. Sì, lo Però io sai, me quando ne sono lo giro a me accorto. non mi si accende Io mi arancione, sono mai. accorto qualche mese fa che muoveva Quindi pure la mia, rosso. potrebbe essere che l'arancione è l'olio motore? E tu fai per forza da dito, Perché io non saprei probabilmente. ABS, però te che. Hai cambiato i cambi della Dacia qua? Già fatto o devi fare? l'hai. Sì. No, già fatto. Fa tutto sul sito. No, ho Pure i visto filtri del gas. Anzi, devo fare ancora un articolo del gas dell'altro filtro. Ah, c'è uno un problema. All'ABS davanti. Un codice, una volta c'è avuto un problema al sensore davanti. Ce l'ho pure io, ce n'ho due. Però io perché Non c'è puoi avuto vedere la l'incidente. data? No, ma per me lo so perché poi c'è stato quando c'è stato l'incidente che ha spaccato tutto, la ruota cronica davanti. Ah, questo qui io c'ho. E i manopoli hanno funzionato sempre. No, una volta le ho accese e non si sono Ha due accese. esori. Qui c'è una placca qui, che vabbè a me quella della fermatura. Ok. Può cambiare, vedi, centigradi, Eccolo 24 ore. qua, litri, 100 di ohmi.
sta a morto. Fai chilometri litro, vediamo se lo cambia. E tu lo sai come sei? Sì, eh no, sono voglio sapere se lo vuoi fare. E poi è reversibile? No, reversibile. Sì, faccio. No, vai. 5-6. Ma quel rumore è forte. Sì, sì, ma resettare la cosa. Perché io ho sempre pensato che era qualcosa dei corpi farfallati, quel rumore. E mo c'hai a zero i consumi perché. Vabbè, è chiaro. Va bene un po'. Ciao! Ciao! Bella che. Non vedo che non metto un modo. Vabbè, comunque della zerati, tutto a zero, sì.